Allora, salute. Salute. Ciao, Giacomo, ciao. Come stai? Bene, te come stai? Io sto arrivato qui perché sono qui. Dimmi appena, allora, oggi di regola devi morire all'università e poi ci sono i problemi, comunque hanno quantunque deciso di un capi amica, non lascia mica questa occasione di parlare di qualcosa che ti è arrivato, o dopo ciò che tu farai e di tutta la tua attività, diciamo, buona, mica di tutto, ma se non potremmo ammintare due o tre cose passate, ma ancora presente, okay. E poi dopo futuro non sarei mica male, perché sei una persona di progetti e i progetti non sono mica sogni per te, sono sogni che diventano realtà. Almeno qualche volta. Secondo ciò che ho vissuto bene, da voi a qua, 20 anni, sono 20 di più. Di più, forse. Ma lasciamo ancora, perché dopo faccio dopo. Dopo regoliamo all'età di mezzo. Allora, tu devi presentare oggi che lo metteremo su un metro, lo metteremo in appiccio, diciamo, di un conto reso, se ti ha visto qui, ci devi parlare di un filmetto che tu facisti parecchi anni fa, quando ti hai detto all'Arca e a Madonna, hai pensato a fare una datazione film. Sì. E questa è arrivata a tempo con Fasulo. Sì, Serafino Fasulo. Serafino Fasulo, sì. Con le poche persone di Livorno, di Ado Compagnia, sì. E poi dopo di nuovo con la compagnia di Vestia, sì. Che lo portava Gian Pietro Manfranchi, sì. E due c'era parecchie persone, sì. Chi si ritroveranno nel tavolo di stile di presentazione. Abbiamo fatto un casting, un vero e proprio casting facemmo all'epoca. E all'epoca si parla del 2003, quindi sono 20 anni, sono 20 anni. E... Non quello, però un altro anno. Sì, vabbè, diciamo quasi, 19. E, sì, diciamo che è stato uno dei primi progetti che ho fatto con la Corsica. E tu sei stato una delle prime persone insieme con Petro Mari che io ho conosciuto qui in Corsica. Con Petro abbiamo cominciato, abbiamo lavorato per alcuni anni a questa trasmissione che era Mediterraneo, che esiste ancora. Io facevo... per qualche anno ho fatto il giornalista dalla parte della Toscana e di qua ovviamente c'era Petro e in quello stesso periodo ci siamo conosciuti e quando ci siamo tu conosciuti... Tu all'epoca, ma ricordo che tu viaggiavi a San in corso, no? Sì, sì, erano i primi tempi che cominciavo a conoscere il programma Interreg e che mi cominciavo a specializzare nel montaggio di progetti europei e non so chi, qualcuno, forse Petro stesso, mi mise in contatto con te e quando ci conoscemmo tu mi desti la Vergia alla Madonna, la barca di Madonna e da lì, leggendo il romanzo, mi venne voglia di provare a ipotizzare un film, una vera e propria fiction, cioè un film, che poi chiaramente per una questione economica non è stato così, cioè non è stato un film, una fiction, ma è diventato una docu-fiction, quindi un documentario che ha all'interno anche... Ma tu vai, insomma, dove fai una mezz'ora? Sì. C'è un tempo di dire cose. Sì, molte, perché
Allora, con il progetto, fu un progetto Interreg, quindi è stato sostenuto economicamente dall'Unione Europea, dal programma Interreg, e ha permesso di realizzare appunto un documentario che però mette insieme interviste con momenti di finzione che si basano sul tuo romanzo. E molte delle interviste che sono state fatte all'epoca, io ho riguardato recentemente il video, e molte di queste interviste illuminavano, diciamo, sul contesto socioculturale dell'epoca in cui la barca della Madonna arrivò in Corsica, quindi a cavallo tra il 47 e il 48. 47, 47. Sbarca, sì. In Corsica, e 48 si ne perde, sì. In Martinica, e questi. Questi ci riescono, come tu, senza aver mai avuto un contatto prima di questo. Mi ricordo. Tra Caffè e Confione e me. Sì. Sono usciti praticamente contemporaneamente questi due romanzi. Sono usciti uno e l'altro in 96. Un mio, credo, penso che è di marzo o aprile. 96, e quello di Raffaele Confion, che è un autore di già all'epoca assai conosciuto, assai conosciuto, a livello generale, e mica. E lo credo che lui di giugno, ecco, dunque, se spezia di intervallo, di distanza tra i due libri, arrivo per la pelluccia e già avevo una distanza di tra l'età, a mia età, all'epoca, e quella di Confion, posto che io credo che sia nato nel 50 e io in 45. E ho dunque aggiunto qui, ed è un più piccolo, ma più piccolo è quello, aggiunto a Verca della Madonna, ma senza vedere che era lontano un camion, hai avuto un giorno un coso di una visione di una barca bianca con la Madonna e con un bambino in cuore. E allora è diventato per me qualcosa, quasi un'ossessione, perché ogni dia, quando guardavo un corte a lavorare, ogni dia sempre in una giornata. Ho mandato a mamma, che era viva all'epoca, mi ha detto: oh, questi sono puntacci, sono vecchie cose. Ho detto: ma chi sei vecchie cose? E ho cercato e ho scoperto l'affare di Barca della Madonna, che è in Notre Dame di Bologna. Ecco, ma fino a un documento dice tutto, assai meglio che ciò che non si dice. No, vabbè, invece quello che hai detto. Il punto di partenza per il tuo romanzo, anche per la doc fiction che abbiamo fatto, è questa immagine, no? della Madonna, questa tua visione. E poi però appunto il documentario che abbiamo fatto contiene tante voci, persone che abbiamo trovato all'epoca che tu ci ha indicato, no? A cui chiedere che cosa successe all'epoca e quali erano magari i veri motivi dell'arrivo, no? della Madonna in Corsica, motivi che per molti non sono motivi di devozione, ma sono motivi di altro tipo. Ci sono delle ipotesi che magari le proprie ipotesi non sono, hanno una loro concretezza, che fossero motivi politici poi alla fine, no? Di recupero della fede contro al chiaramente al, a, a,
alla forza che aveva preso il Partito Comunista all'epoca. Il documento che ti hai fatto specchia la chiarezza di Barè, di Lomignone, no? C'è cioè, il primo sì. rappresentante di un clero rosso, sì, che dice non di no. Assolutamente no, dal suo punto di vista no, da altri, altri punti di vista invece erano altre le motivazioni. Io quando ho scoperto questa, diciamo, questa complessità, mi è piaciuta mica per via di un affare di complessità, perché si sa che la vita è complessa in generale, non si tratta mica di stupirsi davanti a qualcosa, ma ciò che mi è piaciuto è che a livello di idea, la possibilità di vedere una realtà plurale, certo, con un affare di solo, contrastato, certo. E allora cioè, in ciò che va elevato, in l'opinione che prospettiamo in questo racconto, in questo documento, avete non solo rispettato, ma illustrato, diciamo, sì, da un punto di vista, diciamo, ragionale, ciò che io ho voluto dire e specchiare in un campo immaginario liderale. E ciò che l'ha fatto un po' confiamo, sì, no, ma diciamo che ci sono diversi livelli, no, di lettura di questo avvenimento. Ah, io mi ricordo questo. Ma ricordo un affare quando a Giulia Mario, scoprendo la complessità della cosa, ha detto, ma lui mi ci vuole sapere ciò che è diverso nei scientifici. Allora all'epoca già ho incontrato assai con Enzo Paccio, che era specialista di sociologia religiosa all'Università di Bari. Allora gli ho chiamato e gli ho spiegato appena ciò che... mi ha detto, calmo, ma Giacomo, tu non devi cercare questo. È una cosa molto conosciuta. E cosa gli dico? E questa è la CIA americana che si è intesa con la Santa Sede per ripigliare e riportare al cristianesimo e dunque la dottrina, diciamo, appena conservatoria, certo, un'epoca parte della società che hanno partito in un campo comunista. E con ciò che lui, per via della resistenza contro il fascismo, certo, contro il nuclearismo. No, no. Certo, sì, sì, ma infatti questo viene fuori nel documentario, viene fuori attraverso le voci di alcune persone che sono state intervistate. Però diciamo che comunque resta sullo sfondo accennata, non sviluppata completamente, però rimane anche la storia che tu racconti nel romanzo, quindi la storia di questo stupro che c'è stato, che viene raccontato, che poi però non sappiamo se si è realmente verificato, perché a un certo momento, al capitolo 13, se non mi ricordo male, diciamo che l'eroina in qualche modo si viene presentata forse come una schizofrenica, per cui non sappiamo anche lì i piani della realtà, dell'immaginazione, del subconscio si mescolano, si sovrappongono e lasciano la storia in una sospensione che però forse è ancora più potente dal punto di vista narrativo letterario. Per quanto mio, sì, per quanto mio ti sto assentendo assai piacere, perché corrisponde veramente all'idea che mi sono fatto una volta di cose sono state messe in piano per via consultato la stampa in debita, un'epoca cosa che ho fatto anche io per fare. Sicuro, sì. Ci vuole documentarsi, certo, per questo, così no, si dice di poter che, soprattutto da periodi e affari so così importanti, sì, e complessi, così complessi e delicati, sì, no? Sì. Si tratta, io ci aggiungo una fonte di ispirazione di Gerard e
forse anche una maniera di sciogliere una complessità che si era messa in un magabro per via che scopriva qualcosa che aveva visto e non certo. Sapeva mai di aver visto così, passava in così. Questa era una necessità per te, questo romanzo è stata una necessità. Credo sì. Penso anch'io. E oggi quando levo sono appena un perseguito, perché mi piace voltare in Daredo e mi piace tanto. Mi piace i due essere presenti e mi ho voluto. Presente siamo, siamo qui. Presente, con piacere. Il presente in questo momento per me è cercare di recuperare anche un rapporto con la Corsica. Io sono un po' di anni che ho perso un pochino di contatti, di contatto, ma per me la Corsica è sempre ormai una, qualcosa che ho nel cuore, Bastia particolarmente per me. Ciò che tu dovresti dirci è appena ciò che tu fai, perché c'è tempo l'aspetto artistico e poi l'aspetto sociale e come dire, euro, mediterraneo, non è mica da là che tu ti interessi, no. Se fai questi, corrisponde ad una formazione, ma ricordo quando tu eri, si può dire così, specialista di progetti di cartolari, di progetti mediterranei. Anche ora, lo so. E di Roma. Sì. Dunque, quello da fare interreg, o dialogo e la collaborazione, la governazione interregionale non è mica qualcosa di nuovo per te. No. No. Sì, sono più di 20 anni ormai che mi interesso di questi aspetti di collaborazione, di cooperazione. Nell'ambito in particolar modo del programma Interreg, originariamente collegava la Corsica, la Toscana e la Sardegna, ora si è ampliato alla Liguria e alla regione PACA, quindi in particolare alle Alpi Marittime e Bari. Quindi i nuovi progetti coinvolgono anche delle ulteriori regioni, altre regioni oltre a Corsica, Toscana e Sardegna, appunto Liguria e Pacà. È cambiato il programma Interreg non è più quello delle origini, diciamo. Ecco, quello delle origini era un programma che permetteva degli scambi, più facilmente degli scambi culturali. Io rimpiango quel periodo perché ora è più complicato. Diciamo che le relazioni fra i diversi soggetti culturali presenti nelle regioni è più difficile metterle in piedi. In particolare una società sì. Ma perché diciamo il programma è più chiuso rispetto a associazioni ed è in realtà più aperto nei confronti, non so, di società più strutturate, no? Evidentemente per una questione di, almeno dal punto di vista, diciamo, europeo, perché sono soggetti più affidabili dal punto di vista economico e della gestione, però dall'altra parte si perde la possibilità che ci siano relazioni culturali più vivaci, più come dire, vive sì. fra soggetti culturali. Per andare in un senso, io mi ricordo di certi progetti che non facevano i sogni gusti, che tu dici anche appena prima, li presentavamo direttamente all'Europa e ci veniva una risposta in foglio a foglio e spesso ci pagavano un terzo della sovvenzione in 3 mesi. Non la fai, non si vede mai più. Ora infatti non è più così. E si vedeva spesso un rappresentante
di direzione che era stata consultata per noi era sia la lingua regionale sia la cultura, chi veniva assiste al generale di spettacolo privato, chi si fa avanti per di più. C'era un rapporto più diretto, evidentemente. Sì, bon, ma però diciamo che comunque un sostegno economici alla relazione fra, in particolare fra la Corsica, la Toscana, la Sardegna, ci sono ancora. D'altronde credo che tu hai fatto qui l'occasione di Novelluda, che tu hai presentato forse un progetto di poteria aggiunge una comuna, una regione di Corsica e un luogo italiano o altro. No? E dici oggi? Ieri. Sì. Non so se così. Allora, io oggi. Sì, sì. No, è un progetto, dunque, un progetto che nemmeno è come no. Non riesce. Ma io spero di sì, ma non è un progetto specifico, è l'idea. È un'idea. Di una relazione di gemellaggio fra Bastia e Livorno. L'idea è questa. Dopo tanti anni vediamo se si riuscisse a creare questa relazione. Il comune di Livorno è interessato. Diciamo che sono stato un po' in questo momento ambasciatore del comune di Livorno rispetto a questo. Vuole dire che non potremmo rivedere ciò che ne abbiamo visto già, di mettiamo uno spettacolo sotto la fortezza, fortezza vecchia. Andà a giocare una pezza in corso. In un teatro di avvocato. Ma l'abbiamo già fatto, una volta l'abbiamo fatto. Ritornare a farlo. Ma dopo non si abituate di più. Perché altri, a parte la Barca di Madonna, ti ricordi che noi abbiamo fatto altri due progetti insieme intanto. Che uno era Ex Voto. Ah, Ex Voto. E l'altro era Moresca. Erano due progetti. Ma non questi li abbiamo pubblicati, no? Sì, l'abbiamo anche pubblicato. Allora, o metteremo la prossima messa giorno, quando noi rispettiamo su scontro d'odio, metteremo le referenze, che a niente di si vede ciò che non vede. Ex Voto è un altro progetto, sempre del 2004, ti ricordi che aveva a che fare con gli Ex Voto che sono presenti a Livorno? Allora è di assai più recente. C'è un anno dopo. Sì, molto più recente, sì. E questo perché gli Ex Voto sono presenti a Livorno, sono presenti in Corsica, sono presenti anche in Liguria, sono stato molto colpito dal fatto che ci sono degli Ex Voto uguali a quelli di Livorno a Notre Dame de la Garde, a Marsiglia. Sì. E quindi ecco il progetto era quello di un tema unico con produzioni diverse nelle tre regioni. La stessa cosa abbiamo fatto per Mores, con Moresca, lì il tema era la moritudine, no? E il fatto che a Livorno abbiamo i quattro mori incatenati, in Corsica c'è il moro sulla bandiera, i quattro mori sulla bandiera sarda, quindi da lì quest'altro progetto. E poi io ne ho fatti anche altri in altri contesti, non necessariamente erano contesti culturali, di tipo nell'ambito equestre, ho messo in relazione gli ippodromi di Corsica, di Sardegna, di Toscana, e ho presentato all'interno dell'ippodromo di Livorno, per esempio, spettacoli che venivano dalla Corsica, che venivano dalla Sardegna. Quindi comunque ho utilizzato il progetto anche per promuovere la conoscenza reciproca in ambito culturale. E poi vabbè, contemporaneamente ai progetti io ho sempre scritto fondamentalmente per il teatro, io continuo a occuparmi di teatro, di scrittura teatrale. L'ultimo
l'ultimo spettacolo che tu, che ne hai avuto conoscenza, non l'hai mica visto, ma gli ho detto cose, di Otto, si chiama Otto, no? Otto Con. Otto Con. Otto Con. Otto Con è uno spettacolo su una squadra di giocatori. Ah, ecco. Di Livorno, quindi otto vogatori e un timoniere, che andarono nel 30, che arrivarono secondi alle Olimpiadi nel 32 a Los Angeles e poi nel 38 a Berlino alle Olimpiadi di Hitler. Arrivarono secondi tutte e due le volte dopo gli americani e di loro rimangono le immagini di Leni Riefenstahl, la regista di Hitler, che nel 36 riprese, realizzò Olimpia, questo documentario che rappresentava la grandezza, no, del nazismo attraverso le Olimpiadi. E dentro a questo documentario si vedono gli otto livornesi che vogano, che partecipano a questa gara, che arrivano secondi dopo gli americani, ma arrivano prima dei tedeschi. Questa è una delle cose che ho scritto qualche anno fa. E allora oggi ti sei messo a rimigliare su verso in maniera, diciamo, concreta qua cosa. Sì, mi piacerebbe davvero, davvero molto recuperare un rapporto, ma non per me, vedere di instaurare una relazione che in realtà ormai esiste, che forse c'è sempre stata, perché la relazione culturale fra la Corsica e la Toscana, ma anche fra la Corsica e Livorno in particolar modo. Vedi, a Livorno è nata nel 600, è una città che è nata nel 600 per volontà dei Medici, ovviamente. E è una città che è una città porto, quindi è nata come porto della Toscana, e man mano che si è sviluppata si sono create all'interno della città comunità straniere che venivano chiamate nazioni. Quindi c'è la nazione alemanna, la nazione spagnola, la nazione ebraica, la nazione francese, e c'è anche la nazione corsa, perché c'era anche una comunità di mercanti corsi che era presente a Livorno. Questo per dire che la relazione fra la Corsica e Livorno è sempre esistita, è sempre stata forte, e quindi è quasi naturale, no? Che si arrivi a strutturarla, cioè a dargli un senso. Sono due città che si guardano, però bisogna che si incontrino, ecco, questa è un po' io vorrei questo. Ciò che tu dici mi faceva pensare, ciò che non mi diceva, ciò che mi disse Marco Cini negli anni 90, quando mi scrisse una lettera, e lui a finire i suoi studi in Pisa, e mi ha scritto per dirmi che aveva scoperto nell'archivio di Pisa qualcosa che diceva quanto gli studenti corsi in Pisa nel 1830 avevano fatto rimore, pagaia, disordine, e che abolizia quando gale non ci sortiva mica con lui. Andato io in Pisa, e qui che abbiamo contatto che non avevamo avuto, dunque nel 1830 dicevamo che la Corsica è già spiccata. Certo, ma anche prima, a Livorno prima, con il commercio, era già presente la Corsica a Livorno. Già prima. Che è una fase del mondo, perché chi dopo, ciò che si è passato alla storia e dopo, ha completamente, sì, no, secolo, ha completamente
che tardo sa hai ragione, sì, che sei un paese stupido. Sì, è vero. E dunque forse ci vuole rinnovare, si progetti al di là, diciamo, dell'aspetto d'ogni cosa, d'ogni realizzazione, c'è sicuramente un altro modo di scambio, di baratto a trovare per i secoli di bene. Ah sì. Dunque non è mica una fase di passato per te, è una fase di futuro. Ah sì, sì, senza dubbio, senza dubbio. E d'altronde, al tempo stesso, Livornesi, la relazione con la Corsica, per dire, se la sono trovata da soli. Sai quanti sono i livornesi che hanno una barca e che vengono d'estate, si spostano e prendono e vengono qui? O quanti livornesi hanno anche una casa qui? O amano la Corsica? Tantissimi, tantissimi. E beh, benissimo, siamo bontà, come dice. Sta sempre un tema mica da castigare di più. Ma è un bello... per obiettivi, piacente, e poi dove io ne approfitto per ringraziarti, donna, per ciò che tu facisti, per sa fare, a visita. Questo è stato un grandissimo piacere per me, poterlo fare. Vabbè, continuiamo. Grazie. A presto, grazie a te. A presto.